Nella sezione che si chiama grandezze derivate, andiamo invece a calcolare due cose che si chiamano direzioni di drenaggio e aree contribuenti totali. Che cosa sono le direzioni di drenaggio? Beh, innanzitutto consideriamo il nostro sistema come un sistema grigliato, in cui in ogni punto abbiamo disegnata una quota. Questa e da un punto andiamo a stabilire come si dispongono i gradienti in quel punto. Per esempio, il gradiente di questo punto potrebbe essere in questa direzione. Noi però abbiamo un grigliato che è discreto e quindi non potremmo disegnare il vettore in questo modo. E andremo a dire, per esempio, che il nostro flusso avviene da questo punto in questa direzione. Accumuleremo in questo modo un errore che si può calcolare in questo angolo, di cui teniamo conto nel metodo che è descritto nelle slide. Perché siamo andati in questa direzione piuttosto che in quest'altra che possiamo tracciare in rosso? Perché l'angolo tra il gradiente e la direzione rossa è superiore all'angolo fra il gradiente e la direzione blu. Per correggere un errore sistematico che si può produrre in questo caso, noi possiamo poi tener conto di quest'angolo, cumularlo man mano che ci muoviamo da monte verso valle e poi, superato un certo valore, possiamo ridirigere la nostra direzione, per esempio, verso il basso. Andiamo in questo caso a fare questa operazione per ogni pixel, per ogni punto del bacino. E supponiamo quindi di poter identificare per ogni elemento del bacino, adesso sovrascrivo qui delle direzioni come sto facendo. Queste sono le direzioni di drenaggio, cosiddette direzioni di drenaggio del mio sistema. Ogni punto è connesso ad un altro punto e alla fine si giunge alla chiusura del bacino che o l'uscita del bacino o l'outlet del bacino, come qualche volta lo chiamo. Qui magari adesso disegno con elementi più sottili. Ogni punto della rete è drenato. In realtà, che ogni punto della rete sia drenato può non essere ben definito nel caso nei casi reali. Quello che infatti può succedere è che la superficie del terreno presenti dei buchi. In realtà questi buchi possono essere sia degli artefatti della discretizzazione del bacino, sia degli elementi reali del nostro paesaggio. Per poter delineare le direzioni di drenaggio bisogna che noi siamo in grado di
costruire un gradiente per ogni punto, per ogni pixel del bacino coerente. In questo caso, se noi andassimo a calcolare il nostro gradiente, andremo in questa direzione e assumendo che l'acqua vada nella direzione del gradiente, il nostro gradiente rimarrebbe intrappolato nel buco e di lì non si muoverebbe. Certamente l'acqua poi sale e riuscirebbe in questa direzione. Per riprodurre questo tipo di andamento, ci sono delle operazioni che si devono fare sui dati digitali del terreno, che è il riempimento dei buchi, che in inglese abbiamo chiamato pit filling. Quindi il nuovo terreno che viene prodotto è una superficie di questo tipo, dove tutte le direzioni di drenaggio sono delineate. Ed è questo che spiego nelle slide, come fare, come correggere i vari dati digitali del terreno prima di andare oltre. Una volta che siano identificate tutte le direzioni di drenaggio, siamo in grado di ottenere anche una seconda informazione importante. Infatti, supponiamo di disegnare la nostra rete nuovamente, disegniamola un po' più grande e peraltro in maniera relativamente semplificata. Andiamo a delineare le direzioni di drenaggio per tutti i punti. Seguendo i gradienti e correggendo eventualmente il nostro sistema da dove si rende necessario. E come vedete, tutte, quindi abbiamo riempito i nostri buchi e così via, abbiamo costruito questa rete. Quando abbiamo costruito tutte le direzioni di drenaggio, noi ci possiamo porre in un punto, per esempio questo punto, e domandarci quanti pixel, quanta area abbiamo a monte. Questa la possiamo calcolare, per esempio andando a contare 1, 2, 3, 4, 5. Abbiamo 5 pixel a monte. Questo 5 è l'area contribuente totale a monte, naturalmente nell'unità di misura dei pixel, che se fossero per esempio 10 metri per 10 metri, sarebbero 500 metri quadri. In modo del tutto analogo, nelle altre condizioni, qui abbiamo un solo pixel, qui di nuovo un solo pixel, qui ne abbiamo 6 a monte. Qui 1, 1, qui ce l'avamo dimenticati, ma comunque è 1. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 più 6, 10. 10 più 5, 15 più 1, 16. Ed è corretto perché questo è l'elemento di uscita di tutto il bacino che è a 16 pixel. L'altra cosa che vado a spiegare è naturalmente come da qua a questo punto, attraverso le direzioni di drenaggio, si possano determinare i sottobacini di ogni punto. Mettendoci nel punto che prima abbiamo delineato in violetto, se andiamo a colorare tutti i punti che stanno a monte, abbiamo identificato il bacino a monte di questo punto. Potremmo ripetere l'operazione per un altro sottobacino, per esempio per questo punto è evidente che il sottobacino che drena in questo punto è questo che è disegnato in arancione.
faccio altro che spiegare queste cose nelle slide in modo un po' diverso. Quindi abbiamo due sottobacini e ovviamente possiamo anche andare a determinare i contorni. Una volta che abbiamo determinato queste cose, possiamo anche andare a determinare i contorni del sottobacino. Per esempio, il contorno di questo sottobacino sarà questo, e poi a rappresentarlo nel modo opportuno.